Buongiorno a tutti. Oggi vi spieghiamo come fare il lavaggio nasale. Innanzitutto, perché è importante fare il lavaggio nasale? Perché i bambini, soprattutto i bambini piccoli, non riescono a soffiarsi adeguatamente il naso e quindi li aiutiamo ad eliminare le secrezioni patologiche proprio con i lavaggi del naso. Che cosa ci serve? Lo possiamo fare tranquillamente a casa. Ci serve semplicemente un boccettone da 500 ml di soluzione fisiologica e delle siringhe. Una siringa da 5 ml per i bambini sotto i 12 mesi e una siringa più grande da 10 ml per i bambini più grandi, quindi sopra i 13 mesi di età. Abbiamo bisogno di garzine, tovagliolini e siccome saremo molto probabilmente da soli a farlo, non saremo in due, bisognerà immobilizzare il bambino. Non sempre, anzi nella maggior parte dei casi i bambini non gradiscono fare il lavaggio nasale, quindi ci servirà un telino. Prendo il telino, posiziono il mio bambino sopra e lo avvolgo in modo tale che le braccia e le spalle rimangano ferme. Lo posizioneremo su un fianco e andremo, questa è la posizione del bambino, andremo a fare il lavaggio. Preleviamo i 5 ml di soluzione fisiologica e andiamo a lasciare l'ago della siringa all'interno del boccettone di fisiologica. In inverno soprattutto la soluzione fisiologica diventa un po' fredda, quindi cosa faccio? Una volta prelevata la soluzione con la siringa, la riscaldo qualche secondo sotto l'acqua corrente calda. Okay? Una volta fatto questo, mi avvicino al mio bambino. Quindi la posizione è questa, io sono sopra di lui, prenderò la siringa e cercherò di posizionarmi nella narice che sta sopra, ok? E con la siringa guarderò l'orecchio corrispondente, quindi alla narice di destra la siringa verrà inclinata verso l'orecchio di destra. A questo punto, con un movimento deciso e continuo, farò uscire la soluzione fisiologica. Dovrebbe entrare nella narice superiore ed uscire dall'inferiore. Una volta appunto eseguito questo lavaggio, tirerò sul bambino, che a questo punto piangerà e dovremo far riuscire un pochino le secrezioni. Eventualmente con un fazzolettino posso pulire un attimino le secrezioni che sono uscite. A questo punto siamo pronti per la seconda parte, quindi lo girerò dall'altra parte ed eseguirò esattamente la stessa manovra sulla narice, anche qui superiore. Nelle prime volte non vi preoccupate, perché può succedere tranquillamente che la soluzione fisiologica vada in bocca, assolutamente è innocua. In questo modo farete il lavaggio nasale, quindi mattina e sera, se possibile, ed eventualmente può essere utile eseguirlo anche al ritorno dall'asilo, quindi almeno un 2 o 3 volte al giorno. Nel momento in cui il bambino è raffreddato possiamo aumentare quanto vogliamo il numero dei lavaggi nasali.